Dopo tantissimi anni, la comunità dei radiologi siciliani è tornata a riunirsi a Caltanissetta per il 46esimo raduno della SIRM Sicilia, Società Italiana di Radiologia Medica, presieduta dai dottori Salvatore Dell'Aire e Rosario Greco. Il congresso tratta tematiche che riguardano diverse patologie del referto strutturato, che rappresenta una innovazione rispetto al referto narrativo utilizzato fino ad ora, per garantire la tutela della salute del paziente. In questi 2 giorni saranno presenti relatori e moderatori di rilevanza nazionale e regionale. Siamo in una fase importante della sanità siciliana e quindi anche della radiologia. La radiologia oggi rappresenta il collo di bottiglia dell'organizzazione, sia a livello dell'area dell'emergenza ospedaliera, sia a livello territoriale. Problematiche delle liste d'attesa che stanno tanto impegnando l'opinione pubblica. Però queste cose si risolvono in 2 modi, potenziando la struttura pubblica, potenziando le risorse umane delle strutture pubbliche e dall'altro lato recuperando quella che si chiama appropriatezza. Appropriatezza significa riuscire a dare la cosa giusta al momento giusto al paziente giusto. Solo così riusciamo ad evitare molti esami inutili e soprattutto a dare in tempi rapidi risposta a chi ne ha veramente bisogno. Abbiamo scelto Caltanissetta per l'impegno profuso dal dottore Dell'Aira e dal dottore Greco. Oggi abbiamo ottenuto un importante risultato con l'assessore alla salute, la dottoressa Volo, che ci ha garantito la costituzione di un tavolo tecnico permanente con i radiologi per costruire un futuro migliore e per poter migliorare le prestazioni di noi radiologi.